Oh, ecco, è un momento, mica posso... su che gli affamo, signore, dai. Calma, calma. Ho ma capito che devo schiacciare fare, la signora per far... Ma che sei, Giulio? Lucia. Giulio? Ma non ci posso credere. Oh, Lucia, il freno a mano. Oddio, guarda te. Questo è mio padre, Giulio. La donna bellissima che sta parlando con lui è Lucia, la sua prima fidanzata di quando erano giovani. Poi Lucia è andata a vivere a Milano e loro non si sono più visti, ma papà non l'ha mai dimenticata. Io non lo sapevo ancora, ma questo incontro avrebbe cambiato la sua vita e quella di tutta la nostra famiglia. Anche se, a essere sincero, forse me ne sarei potuto anche accorgere. Un'altra cosa che avrei potuto notare nei mesi successivi è che papà era molto strano. Ogni tanto spariva per ore intere e nessuno sapeva che fine aveva fatto. Sembrava sempre allegro, troppo allegro, ma soprattutto aveva gli occhi che gli brillavano come quando uno ha bevuto troppo, ma invece lui aveva l'alito sempre profumato alla menta. Bello, 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 bello.